Torniamo in diretta dal padiglione 12, dove si sta disputando una gara di avviamento al reining. Osvaldo Sperotto, referente per Fise Veneto della disciplina, ci racconta un po' le origini di questa disciplina che è la regina, potremmo dire, a stelle e strisce. Allora, intanto buongiorno a tutti. Sì, chiaramente l'origine è oltreoceano, quindi questa disciplina nasce negli Stati Uniti ed è probabilmente appunto la disciplina regina delle mountain western. Più che altro è una disciplina dove viene proprio valutato l'addestramento e la capacità del cavallo di fare manovre che sono particolari, tipo lo stop, lo sliding stop, che è la manovra regina, che è una fermata con i posteriori arrivando da un galoppo, diciamo, lanciato, gli spin, che sono delle volte sui posteriori ma fatte a velocità importante, e diciamo, ecco, poi chiaramente ci sono i cerchi e altre cose, diciamo, che potrebbe essere paragonato un po' al dressage nella monta classica, ecco. Questo è un progetto nuovo di Fise Veneto, quello dell'avviamento al reining. Sì, diciamo, io adesso ho descritto un po' quello che è il reining. L'avviamento al reining comprende anche il reining, però sono tutte delle discipline di avvicinamento proprio che vengono svolte dagli allievi partendo proprio dalla base, quindi dal passo al trotto, quindi ci sono percorsi al passo, al trotto, ci sono percorsi che includono il galoppo, volte, cerchi e tutto ciò che è propedeutico all'esecuzione poi del reining vero e proprio. Che cosa giudicano i giudici in questo caso, in queste gare? Allora, nelle gare dell'avviamento viene giudicato fondamentalmente il cavaliere, l'atteggiamento, come usa gli aiuti, diciamo come porta il cavallo, come presenta il suo cavallo. Poi in realtà nel reining vero e proprio viene giudicato proprio la manovra, invece, proprio come viene effettuata la manovra. Abbiamo visto che sono tutti atleti giovani, quindi insomma questo è un buon segno. Sì, diciamo che è un ottimo segno, perché significa che abbiamo ricambio, e l'importante è quello che un po', ad esempio, personalmente invidio all'equitazione classica, è che nell'equitazione classica ci sono veramente tanti tanti bambini, tanti giovani, e dobbiamo cercare anche noi del mondo western di attirare proprio loro. L'avviamento è fatto proprio per loro, viene fatto nei centri base, e quindi le spese sono abbastanza limitate, e così i cavalieri iniziano, lavorano i centri e lavorano gli istruttori. Ecco, questo è un aspetto importantissimo, no? Perché serve proprio ad attirare sempre più giovani in questa disciplina, che davvero è molto bella e anche avvincente. Esatto, bisogna attirare la gioventù, e poi è importante, soprattutto per quanto riguarda il Veneto, fare un gruppo di persone, di istruttori, di centri, che si diano una mano e portare avanti questa cosa, questo progetto. Ad esempio, ci sono qua con me altri due tecnici che stanno facendo questo, insomma. Certo. L'importante è questo, con Massimo e Oscar, insomma, l'importante è avvicinare i giovani, e poi vediamo che ovviamente il cappello, gli stivali fanno il resto, no? Ma quella è una divisa, bisogna averla, ed è così, insomma, va bene così, perché come fa parte un po' dell'etichetta, ma è anche un po' uno stile, diciamo, di vita, oserei dire. Grazie a Osvaldo Sperotto, grazie a Massimo e a Oscar di essere stati con noi, di averci raccontato anche questo nuovo progetto di Fise Veneto, che è l'avviamento al reining.